Il comparto agricolo, come dicevo ieri, è in forte difficoltà e l'unico modo per farci sentire adesso è scendere in piazza. Noi lo stiamo facendo, speriamo che, come dicevo prima, in regione, prima a Roma successivamente e poi a Bruxelles, qualcuno ci dia una mano forte perché siamo veramente al collasso. Per difendere la loro terra e per protestare contro le nuove misure che stanno mettendo in ginocchio l'intero settore, gli agricoltori irpini sono scesi in piazza ieri pomeriggio e questa mattina. Centinaia di trattori che si sono riuniti presso l'area industriale di Flumeri e che hanno poi marciato verso Grottaminarda con cartelli, striscioni e fino anche una bara a simboleggiare la dipartita dell'agricoltura. Così non ce la facciamo, il loro grido d'aiuto che domani porteranno anche ad Avellino con un sit-in davanti al Palazzo della Regione. Ora, questa manifestazione è il grido disperato di questo comparto agricolo che è in piena sofferenza in quanto stiamo protestando contro le direttive che l'Unione Europea ci ha chiesto, ossia la non tutela del Made in Italy, soprattutto perché con le esportazioni dei prodotti esteri noi stiamo andando in grande difficoltà. A fianco a questa problematica c'è quella dei costi delle materie prime che purtroppo sono arrivati alle stelle. E il prodotto finale che alla fine arriva dai consumatori non lo vendiamo a poco prezzo. E questo è uno dei motivi per cui andiamo a protestare. L'altro motivo principale, fondamentale, è la tassazione che tra qualche mese verrà fatta sugli agricoltori, soprattutto la tassa IRPEF sul reddito domenicale. Non possiamo aggravare ancora le tasche degli agricoltori perché siamo in piena crisi. Abbiamo bisogno di un aiuto non solo per l'acquisto di attrezzature, ma soprattutto per l'acquisto di materie prime, per il sostentamento delle aziende agricole che sono veramente in forte difficoltà. Ci Che cosa chiedete quindi e soprattutto a chi vi rivolgete? rivolgiamo ai nostri politici, infatti domani mattina avremo una manifestazione verso l'Avellino, al Palazzo della Regione, per manifestare il nostro dissenso. Abbiamo bisogno che ci ascoltino e che portino a Roma in primis la nostra voce e poi ai componenti del Consiglio europeo, perché abbiamo bisogno del loro appoggio e abbiamo bisogno che qualcosa cambi, così non possiamo andare. Siamo scesi qui in strada a manifestare come singoli agricoltori, non abbiamo bandiere, non abbiamo nessun gruppo che ci rappresenta in questo momento. È stata mandata una comunicazione per domani alla regione, speriamo che ci accolgono perché lì abbiamo chiesto un tavolo d'incontro per discutere sui punti appena detti. Tra le richieste avanzate anche il no al fotovoltaico sui campi produttivi. Della serie, non è quello che non ci danno, è quello che ci tolgono, perché l'invasione dell'eolico selvaggio ci sta togliendo praticamente non solo i terreni, ma ci sta togliendo tutto il paesaggio e tutto il patrimonio agricolo. Restituire ai cittadini, alle imprese dell'agricoltura il ruolo sia della produzione, quindi la dignità del lavoro e la qualità della produzione. In campo anche alcuni esponenti delle amministrazioni locali, in primis il sindaco di Flumeri, Angelo Lanza. Flumeri è un paese che ha vissuto per diversi anni di agricoltura e credo che anche oggi noi amministratori locali dobbiamo fare la nostra parte nel sostenere questa protesta, perché riteniamo che chi vuole praticare l'attività agricola debba poterlo fare garantendo per sé e per la propria famiglia un reddito equo. È chiaro che oggi i terreni, anche di natura agricola, non vengono sfruttati da tutti perché molte volte sono posseduti da persone che fanno altro nella vita e quindi potrebbero essere quei terreni indirizzati ad altre attività, ma chi invece ha deciso di investire la propria vita lavorativa nell'agricoltura deve poterlo fare senza limiti da parte della comunità europea.